Il Lazio è la quarta regione italiana per numero di tamponi, ne sono stati fatti 17.000 e il sistema regionale sta tenendo. L'andamento del virus ad oggi infatti si mantiene con una curva sotto il 20%. A dirlo l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato, il quale ha anche confermato che questa settimana verranno messi a disposizione nel Lazio altri 600 posti letto per far fronte all'emergenza coronavirus. Sempre D'Amato infine ha garantito che la rete delle terapie intensive è aumentata dell'80%. Nessun cittadino di etnia rom è ricoverato presso questa struttura. A smentire la voce circolata nei giorni scorsi circa il ricovero di alcuni rom per positività al coronavirus è direttamente l'Istituto Lazzaro Spallanzani. Dall'ospedale romano, inoltre, hanno fatto sapere che i pazienti positivi sono in totale 223. Di questi, 24 necessitano di supporto respiratorio e che il poliziotto appartenente al commissariato di Spinaceto, ricoverato nella giornata di ieri, è stato estubato e respira autonomamente. Oltre 30.000 controlli nel weekend da parte della polizia locale a Roma e 200 denunce per il rispetto delle restrizioni imposte dal governo per far fronte all'emergenza coronavirus. In tutto, dal 9 marzo sono state svolte più di 200.000 verifiche con oltre 400 denunce. A riferirlo è la sindaca di Roma, Virginia Raggi, che ha ringraziato gli agenti per il loro lavoro fondamentale in questo momento delicato e tutti i romani che stanno rispettando le regole e stanno affrontando questi giorni con forte senso di responsabilità. Un contadino di Fondi è stato ucciso questa mattina da un cittadino pakistano residente nella località Pontina e già noto alle forze dell'ordine. La vittima, un 69enne del posto, è stato colpito più volte al cranio con un bastone dal suo aggressore, che successivamente si è dato alla fuga. L'uomo è stato quindi rintracciato dalle forze dell'ordine e arrestato. Al vaglio degli investigatori i motivi che avrebbero portato i due a incontrarsi e l'eventuale movente che potrebbe aver indotto il sospetto ad aggredire il contadino di Fondi, comune dichiarato zona rossa dalle autorità sanitarie a causa del propagarsi fra la popolazione del coronavirus. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.